oppure bentornati. Oggi vi voglio parlare di Lush, quindi un po' tema autunno, un po' tema Halloween. Infatti ho messo una maglietta che mi è stata regalata, molto molto carina. Tra l'altro vi devo far vedere questo piccolo regalo che mi è arrivato da marito, che poi non è tanto piccolo perché mi ha acquistato anche delle cose di Lush che oggi vi faccio vedere. E sono delle magliette queste qua di Pull & Bear, che sono veramente molto molto carine, molto molto super costose, sì, molto molto economiche, quindi partono dai 4,90€, e questa era la più cara, costava tipo 7€, ma è molto carina con tutte queste zucchine, mi piace veramente tantissimo. Ma bando alle ciance, anzitutto vi dico che non ho il sacchetto Lush perché io evito sempre di prendere sacchetti quando non mi servono. Io vado sempre in giro con questa, che tra l'altro è una borsa di Lush, ultimamente ho ripreso ad utilizzarla. È una borsa super mega capiente, ci entra tipo tutto il mondo e anche di più, ed è per questo che quindi butto tutto dentro alla rinfusa in questa borsa, dove poi puntualmente non trovo mai niente. Ogni volta che cerco il cellulare mi prendo un impatto perché penso sempre di averlo lasciato in giro, e invece tipo si perde nei meandri di questa borsa perché è veramente super mega capiente. E questa è tutta nera con questi due coniglietti che combattono, Fighting Animal Testing qui sotto, e mi piacciono un sacco. Tra l'altro, se acquistate questa borsa, che dovrebbe essere ancora in vendita, io l'ho comprata tantissimo tempo fa, mi ricordo forse, non so se inizio di quest'anno o ancora prima, o forse quest'estate, non mi ricordo, insomma, comunque se l'acquistate mi pare costi 10€, e oltre ad avere una borsa che è veramente straresistente, è comoda, è capiente, andate ad aiutare anche delle persone, quindi vi consiglio tantissimo di acquistarla. Io vi lascio, se lo trovo, il link qui sotto nell'info box diretto, così vi spiega proprio in maniera più precisa quello che sto cercando di dirvi, perché la mia memoria è veramente, ecco, quindi non esiste la mia memoria, quindi affidatevi a quello che c'è scritto qui sotto nell'info box, perché sicuramente la troverete ancora in vendita, io almeno lo credo. Ma bando alle ciance, iniziamo a vedere i nostri prodottini. Sono, allora, uno sicuramente l'avete già visto, e io adesso, vabbè, per comunità l'ho messo in un'altra busta, perché qua la sto usando la borsa, cioè ho ributtato dentro tutto e quindi insomma faccio il pescaggio da un'altra busta, non fateci caso. Una cosa l'avete già vista ed è la bomba da bagno con la forma di zucca, che è bellissima, ma io andrò per grado, cioè per pescaggio. Tac, la prima cosa che mi è uscita è una cosa super carina. Voi dovete capire, cioè dovete sapere che io ho incontrato questa persona per ben due volte, cioè anche poco rispetto agli altri commessi di Lush di Bergamo, e tipo è stato amore a prima vista. Perché, vabbè, questo ragazzo che si chiama Alessio, tra l'altro io saluto perché forse guarderà il video, e lo ringrazio ancora tantissimo perché è stato stracarino, stracompetente in tutto quello che mi ha fatto vedere. Avrei comprato veramente tutto il negozio fosse stato per lui, perché, cioè, veramente mi ha fatto conoscere un sacco di novità, di prodotti che non conoscevo, e sinceramente Lush io lo adoro. Cioè, non ci sono prodotti che non mi piacciono. Ma la cosa che mi ha aperto ancora di più il cuore è che mi ha fatto dono di questo, che mi era successo un'altra volta in tutta la mia vita Lush, e non avevo, cioè non avevo idea di che cosa fosse, invece questa volta ero preparata. Praticamente c'è scritto regalo un sorriso. Cosa vuol dire? Praticamente adesso, anzi, vi stacco il tagliandino e ve lo leggo, che sicuramente è meglio rispetto a quello che spiego io. Ed è questa piccola iniziativa Lush. E sostanzialmente dietro questo tag che cosa c'è scritto? Questa piccola sorpresa non te l'aspettavi, vero? Effettivamente non me l'aspettavo. Fare e ricevere ogni tanto un gesto gentile e inaspettato può migliorare la giornata. E me l'ha migliorata. Anche se già era bella, perché era insieme a mio marito, e sapete, io mio marito non lo vedo quasi mai. E oggi abbiamo voluto regalarti un sorriso. E qui aggiungerei anche di più di un sorriso, perché veramente già il fatto di essere entrata in negozio e aver trovato ancora questo ragazzo, che è stato molto carino la prima volta, cioè, ma proprio mi ha aperto il cuore, ho sperato proprio che mi servisse lui. E sotto dice: perché non fare anche tu una carineria in attesa che farà felice qualcun altro? Punto di domanda. E poi c'è l'hashtag Random Act of Kindness, che poi io mi esprimo sempre male in inglese, però insomma, fare a random questo gesto inatteso di carineria, perché no? E io infatti poi l'ho fatto a una mia amica che si chiama Denise, che saluto anche lei, che so che vede i video, e niente, sono stata veramente felicissima. Tra l'altro, fino ad adesso non ha ancora aperto il regalo che mi ha fatto, perché io non ho ancora idea di che cosa c'è dentro. Lui mi ha detto che è qualcosa per le mani,
perché io ho delle mani super mega screpolatissime, soprattutto da quando c'è Salem, mi lavo sempre parecchio, cioè ogni volta che tocco Salem mi devo sempre disinfettare le mani, lavarmi eccetera per poi andare dagli altri, e quindi non vi dico quanto sono secche le mie mani. E a parte ciò, io lavorando sempre con le mani nell'acqua mi si stanno facendo tutti dei tagli, delle screpolature, che è una cosa indecente. Inizio veramente, mi si aprono tutte le mani, mi si tagliano tutte, e lui insomma mi ha voluto fare questo gesto carino dicendomi che questo comunque era qualcosa apposta per le mie mani. E poi però, ripeto, era tutto ancora impacchettato, quindi ancora non so in realtà che cosa ci sia dentro, ma andiamo a scoprirlo insieme. Oh, e si chiama crema mani e corpo. Corpo sicuramente non la utilizzerò perché sono una lazzarona, e io veramente di star lì a mettere le creme per il corpo non ho mai voglia, però sicuramente per la mano sì, perché tanto alla sera prima di andare a letto la metto. E questa si chiama Dream Cream. Se sapete, se l'avete già utilizzata, fatemi sapere qui sotto come vi siete trovati. Per me sinceramente è la primissima volta, ed è una, per l'appunto, una crema mani e corpo, culla la tua pelle, sì, con una delicata carezza lenitiva di lavanda e camomilla blu. Potrebbe essere molto interessante. La camomilla blu io non ho idea di che cosa sia, ma penso sia la camomilla normale. E poi vi faccio vedere che è un prodotto vero e proprio, non è una mini size, quindi cioè super super contenta. Allora, il profumo è abbastanza neutro, non ha una grande profumazione, ma poi sinceramente mi interessa che mi vada a sistemare un po' le mani, perché mi fanno veramente male. Anche se da quando ho acquistato un'altra cosa, che l'ha presa marito per lui, ma poi in realtà lo uso io, questo prodotto lo sto usando da qualche sera e devo dire che fa veramente il suo lavoro. Mi sto trovando molto molto bene, ne metto una grande quantità prima di andare a dormire, e devo dire che è fantastico, sempre uno di quei prodotti che mi ha consigliato Alessio. Si chiama Gurugu ed è una crema per le mani forte, intensa, ricca di emollienti naturali e erbe lenitive, con il 25% di burro di karité biologico ed ecosolidale. La cosa che poi mi chiedevo, ma chissà perché si chiama Gurugu, perché poi a me piace leggere tutte le etichette, e ho scoperto perché. C'è scritto, buono sapersi, il burro di karité che c'è all'interno di questo prodotto è creato dalla cooperativa The Ojoba Project, dove lavorano le donne del villaggio di Gurugu, per l'appunto, nel Ghana. Quindi il nome viene preso dal nome di questo villaggio, e sta cosa mi piace veramente tantissimo. E devo dire, ragazzi, questo ve lo stra consiglio, è un buonissimo prodotto. Andiamo avanti, passiamo a una cosa che mi piace tantissimo, cioè quando l'ho vista mi sono veramente innamorata, e soprattutto diciamo che sembra una cosa autunnale, ma in realtà mi ha detto che è della collezione natalizia, e ce ne sono tantissime della collezione natalizia che sono più natalizie, però questa è rimasta nel mio cuore perché c'è la cannella. E io l'odiavo la cannella, c'era una di quelle cose che non potevo sentire neanche l'odore da lontano, che mi urtava, e invece adesso l'amo, non lo so, sono i misteri della vita. Questa si chiama Cinnamon Orange, questa loro maledetta voglia di mettere i nomi inglesi dappertutto anche in Italia, così io non riesco più a pronunciare niente. Vabbè, è un olio da bagno ed è bellissimo, ragazzi. Anzitutto guardate che carina, è fatto così, abbiamo questa fetta d'arancia con questo bastoncino per l'appunto di cannella, è qualcosa di fantastico, e profuma di cannella. Il profumo è veramente qualcosa di inebriante, io non vedo l'ora di utilizzarlo, perché praticamente da quando ce l'ho lì che lo voglio utilizzare, ma prima volevo fare il video. Ed è un olio da bagno che per l'appunto si scioglie e crea quell'effetto proprio super mega idratante per la pelle, che con le giornate che stanno arrivando adesso, un po' fredde, un po' calde, la pelle si screpola tantissimo, quindi è super super utile. E potete decidere se utilizzarlo tutto in una volta, se usate solo lui, oppure se volete aggiungere anche una bomba da bagno potete dividerlo a metà e utilizzarlo in due volte, quindi questo è veramente fantastico. Tra l'altro ha questo cordino che io immagino, ma la butto lì come mia idea, potrebbe essere carino da appendere sopra il getto dell'acqua, in modo tale che il getto dell'acqua per l'appunto calda vada sopra questa tavoletta e si sciolga man mano che scende l'acqua. Potrebbe essere un'idea, senza magari stare a fare avanti e indietro, oppure senza lasciarlo galleggiare nella vasca. Comunque è uno di quei prodotti che, anche se non l'ho provato, mi sento di consigliarvelo, perché sembrerebbe fantastico. Tra l'altro ci sono di quelle versioni natalizie veramente super super cute. Ma andiamo avanti e prendiamo, vediamo che cos'è questo. Oh, Bewitch
Richard. Questo è uno spumante da bagno super super carino e super limited edition, perché è per l'appunto per Halloween. Ed è molto carino perché sapete che io sono un amante dei gatti e questo per l'appunto è a forma di gatto. Guardate che carino che è, tutto nero con questi occhi gialli, sembrerebbe Khaleesi. Ed è un semplice spumante da bagno, molto carino, potete sbriciolarlo nella vasca mentre sta scendendo l'acqua oppure metterlo sotto il getto e per l'appunto vi farà tutta questa schiuma fantastica e inebriante. Il profumo è buonissimo, sinceramente non so che cosa ci sia dentro, ma vi lascio qui tutto sotto nell'info box il link diretto a tutte le cose con scritto, dove poi troverete scritti tutti gli ingredienti. Rimaniamo sempre in tema Halloween e vi faccio vedere la famosa bomba da bagno che avete visto su Instagram, che è molto molto carina, guardate che carina, è proprio a forma di zucca. Il profumo è buonissimo, ma ragazzi, accostato ad un'altra bomba, adesso ce la faccio a parlare, ad un'altra bomba da bagno che mi hanno proposto, è veramente il niente. Cioè, è molto carina per quanto riguarda proprio l'estetica, però come profumazione, ragazzi, io vi consiglio assolutamente questa, che è Mercury. Me l'hanno fatto vedere sempre della sezione di Halloween. È sempre Alessio che mi ha ingabolato, perché io ero partita che volevo quella là, ma poi mi ha fatto sentire il profumo di questa, che è una cosa pazzesca. Cioè, quella è molto bella per quanto riguarda l'estetica, ma per quanto riguarda la profumazione non ha niente a che fare con lei, che è qualcosa di eccezionale. Guardate qui che meraviglia, è nera, arancio, viola, verde ed ha un profumo di cannella che è qualcosa di sensazionale. Cioè, profuma proprio d'autunno e quindi sinceramente se vi devo dare un consiglio su quale bomba scegliere, assolutamente questa, perché quella di Halloween, ripeto, quella a forma di zucca è carina perché ha forma di zucca, ma con questa non ha niente a che fare. Questa è qualcosa di veramente meraviglioso, è una semplice palla, la potevano magari fare a forma di qualcos'altro, perché poi alla fine a noi ci piace molto il packaging, tutta la questione anche di estetica, però devo dire che come qualità secondo me questa è assolutamente migliore. Poi passiamo a una cosa sempre per le mani, ed è questa cosa che è, aspettate, è una crema che io l'avevo presa anni e anni fa per i capelli, ed è una sorta di stecco. Come funziona? Questa, per meglio dire, è praticamente una maschera mani ed è molto carina perché, guardate, allora, vabbè, voi qui lo vedete, tra l'altro c'è anche glitterini, è molto carina. Che cosa fate? Prendete un recipiente abbastanza capiente da poter immergere in entrambe le mani, lo riempite di acqua calda, lo fate sciogliere tutto e poi ci immergete le mani e praticamente vi fa questa maschera. Però attenzione, questo non è che, cioè, vi fa veramente una quantità enorme di maschera. La maschera non è che la prendete e la buttate via, la potete mettere in un barattolo e riutilizzarla a temperatura ambiente, non c'è bisogno di metterla in frigo, ma potete riutilizzarla per un po' di volte, nel senso che comunque, cioè, sarebbe sprecato utilizzarlo per solo una volta. E questo andrebbe a super mega reidratare le mani, che poi accostate ad una crema mani, tipo quella che vi ho fatto vedere prima, vi aiuta veramente tantissimo. A questo punto siamo arrivati a questi, che sono tutti campioncini che mi ha regalato sempre lui, sempre Alessio, che io adoro, cioè anche solo per questo, cioè super super viziata, e mi ha regalato queste cose che io, cioè, ancora le devo aprire, ragazzi, ma sono cose che adoro, soprattutto una, perché lui sapeva tantissimo che a me piaceva Ghost in the Dark, che è questo, questo sapone a forma di fantasmino, cioè posso fare a forma di fantasmino, che si illumina al buio ed è fantastico. Non c'erano più in negozio quando era andata, ma lui ha trovato un pezzo di faccia, ed è questo, un pezzettino microscopico, ed è stato tanto tanto carino da donarmelo, come, tra l'altro non ci crederete, ma si vede già da qua che si illumina al buio, è qualcosa di fantastico. È stato tanto tanto carino e me l'ha regalato, anche se era solo un piccolo pezzettino. Poi mi ha fatto il dono di altre cose che volevo provare, perché non ho mai provato, e sono i saponi. E quindi io continuavo a spiare queste saponette, perché non le ho mai provate sostanzialmente, però per l'appunto vorrei iniziare a comprarle. E mi ha fatto dono anche di Winterberry, che ha una profumazione pazzesca ed è per l'appunto una di quelle novità, è meravigliosa, è una di quelle novità di quest'anno, guardate che carina, e non vedo l'ora di utilizzarla. Io ovviamente poi vi farò sapere, magari su Instagram perché è più semplice,
come mi sto trovando con tutte queste cosine. Poi mi ha regalato l'ennesimo sapone che è Shooting Star e vediamo qual è perché non ho proprio idea di quale sia. Tra l'altro mi sono innamorata anche di uno che è a forma di luna, che è meraviglioso. Ah, questo, questo sa stratanto di limone, mandarino, arancia ed è fantastico ed è a forma, se non sbaglio, era a forma di stella di Natale, però non vorrei dire una cavolata, spettacolo, un profumo meraviglioso. E poi ci sono altri due prodotti. E questi due prodottini sono, uno è Snow Fairy, che è praticamente spalmare sul corpo dopo la doccia e risciacquare, che è una crema super mega idratante anche questa. E poi questa invece è spalmare su, sì, è sempre una crema anche questa. Questa ha un profumo pazzesco e questa deve essere quella che sa tipo di disaronno, una roba del genere. Mi aveva fatto provare una cosa che era buonissima. Adesso vado ad usare a vedere se è questa qua che penso io. Cioè, questi sono campioncini che mi ha lasciato molto molto carino. È meraviglioso, no, questo è quello che sa di caramello. Questo è caramello, ragazzi, è caramello. Avete presente le caramelle Mu? Ecco, è quella, però sotto forma di crema. È fantastica. Allora, cosa dire, ragazzi? Questo è il mio haul di Lush, con alcune novità di Halloween, altre di autunno, altre di Natale spacciate per autunno. Ma devo dire che è sempre un mega piacere entrare da Lush, per svariati motivi. Anzitutto sono prodotti, ve lo ricorderò sempre, naturali, cruelty free, i test sugli animali non vengono fatti, sono anche ecologici, perché cercano di ridurre l'impatto ambientale per quanto riguarda la plastica e quant'altro. Quindi è una di quelle marche che amo utilizzare. I prodotti sono buonissimi, sono efficaci, sono veramente meravigliosi, quindi io sono sempre super felice. È vero, ci vado poco ultimamente, prima ci andavo più spesso, però sono sempre super felice di poter condividere con voi anche queste piccole cose e di consigliarvi, perché no, questi prodotti che trovo veramente fantastici. Io vi mando un bacio, come al solito ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like se vi è piaciuto questo video ed iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e alla prossima, ciao!